libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Incontri. Nicola Piovani e Luca Antonini. Sono innamorato della Costituzione italiana come moltissimi di noi, come una grande conquista. Ricordo l'entusiasmo nel leggere il finale delle Eumenidi, quando Atena fa il discorso in cui ci dice: è finita l'era in cui comanda il ferro, la spada, la violenza, la guerra. Inizia l'era in cui comanda la parola, in cui il duello si fa con la parola, col pensiero. Questa l'ho vista sempre come una premessa dello spirito che ci doveva essere dietro ai padri costituenti quando hanno scritto la nostra Costituzione. E allora, naturalmente, le curiosità per un cittadino profano come me sono tante. Innanzitutto è acquisito il concetto che la Costituzione è scritta e poi va realizzata. E noi sappiamo che in parte è stata realizzata nel dopoguerra, in buona parte si sono cancellati i principi della tirannia precedente e si sono messi in pratica i principi della democrazia repubblicana, ma sappiamo che ancora c'è tanta distanza fra la parola detta negli articoli e la sua realizzazione. Del resto, fra il discorso che fa Atena all'Areopago nelle Eumenidi e la realizzazione di quei principi, millenni sono passati. Ancora noi siamo pieni di opere dell'Ottocento in cui ci si appella al giudizio di Dio, che sarebbe poi il duello. Si duella, chi è più forte, quello che vince sull'altro, quello ha ragione. Cioè, 2500 prima Eschilo aveva detto il contrario. Della Costituzione ci sono diversi punti che, spigolando, leggendo e rileggendo, mettono addosso qualche interrogativo anche un po' inquietante. Qui mi voglio riferire soprattutto all'articolo 3, quello che dice che tutti i cittadini hanno, più o meno, non ricordo a memoria, hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, a prescindere dal sesso, a prescindere dalle opinioni, a prescindere dalle religioni, a prescindere dalla lingua, a prescindere dallo stato sociale. Ora, a me, come musicista, è capitato spesso, perché l'ho scelto, di andare a suonare nelle carceri italiane. Ho suonato nel carcere di Rebibbia, in quello di San Vittore, poi ho frequentato le carceri, anche quelle che fanno attività teatrale, Rebibbia, e incontrando i detenuti e tornando a casa nelle diverse volte, era un'idea che mi rodeva dentro. Cosa hanno in comune tutti? Per tutti intendo dire il 99,9%, che tutti i detenuti, quasi tutti i detenuti che ho incontrato, sono di origine povera, nascono poveri. Cioè non ci sono quelli nati ricchi. Io comunque non li ho incontrati né a Rebibbia né a San Vittore. E allora, come va questa storia? Che cosa devo pensare? O
che i ricchi nascono buoni e quindi non commettono reati. Oppure, altra ipotesi, è che i ricchi nascano con buoni e costosi avvocati e che i poveri nascano con avvocati di ufficio. Ora, questo rispetto al principio dell'articolo 3 della Costituzione mi sembra una distanza, una ferita abbastanza urgente. Io non so naturalmente come si possa fare, come si possa operare, come i legislatori debbano operare per cancellare questa diseguaglianza, questa ingiustizia, che poi diventa anche nociva per la società tutta, perché il povero sa che a lui toccherà scontare la pena che al suo compagno di scuola ricco non toccherà. Quindi mi piacerebbe capire di più se e quando potremo fare un passo avanti in questa direzione. Ringrazio il maestro Nicola Piovani che ci lancia nel suo elegante ma denso intervento almeno tre provocazioni. Ci dice innanzitutto che è innamorato della Costituzione, perché questa in fondo realizza il grande sogno aristotelico del governo delle leggi, cioè delle parole, invece che il governo degli uomini, cioè della forza. E lo fa ricordando come nelle Eumenidi, Atena, con il processo a Oreste, fondi un nuovo ordine, non più basato sulla giustizia vendicativa, ma sulla parola, sul logos, sulla persuasione. È un primo spunto che non si può lasciare cadere, ha perfettamente ragione. La Costituzione italiana, come gran parte delle Costituzioni del dopoguerra, realizza questo sogno. È, potremmo dire, un miracolo che il diritto riesce a compiere attraverso la distinzione fra potere costituente e potere costituito. Il potere costituente, l'unico potere sovrano, si dissolve dopo aver approvato la Costituzione, scompare nelle segrete dell'ordinamento, potremmo dire, e rimangono in vita solo poteri costituiti, cioè poteri vincolati dalla Costituzione, che è un grande atto di ragione e che diventa da quel momento il vero sovrano, un sovrano impersonale, perché è un testo di 139 articoli, immodificabile nei suoi principi fondamentali e in relazione ai diritti inviolabili. La seconda provocazione riguarda una delle parole contenute nella Costituzione, la parola eguaglianza. Questa è una parola fondamentale, anche qui Piovani ha ragione, quando ci dice che il primo miracolo non basta. Non basta cioè che una parola come eguaglianza sia diventata sovrana, perché è entrata addirittura fra i principi fondamentali della nostra Costituzione. Non basta questo perché l'eguaglianza esista effettivamente nella realtà. E su questo oggi veramente dobbiamo molto riflettere, perché il nostro è tornato a essere un tempo di grandi diseguaglianze, nonostante tutto quello che pure è stato fatto e che non è poco. Danny Roderick, che insegna economia politica internazionale ad Harvard, ci dice infatti che la globalizzazione non si è rivelata, parole sue, una manna per tutti e che molte famiglie di lavoratori sono uscite devastate, ad esempio, dall'impatto delle importazioni a basso costo dalla Cina o da altri paesi e, sempre parole sue, che chi ci ha guadagnato sul serio sono stati i finanzieri e i professionisti più qualificati, che hanno saputo trarre vantaggio dall'ampliamento dei mercati. E così, a dimostrazione di questi squilibri sociali generati dalla globalizzazione, ci propone un paradosso. Oggi, dice lui, è molto più conveniente essere povero in un paese ricco che ricco in un paese povero, perché i poveri in un paese ricco risultano quasi 5 volte più ricchi dei ricchi in un paese povero. Thank you.
È un grande paradosso, ma non è certo l'unico a contare, diciamo, in questo epocale aumento delle diseguaglianze. Oggi esiste una letteratura sterminata che lo dimostra. Però mi sembra cruciale soprattutto quanto rileva un'altra grande intellettuale, la sociologa Saskia Sassen, che pone un punto di vista importante. Oggi, scrive, la disuguaglianza è estrema, inaccettabile. Il linguaggio sulla maggiore disuguaglianza, sulla maggiore povertà, dice lei, è insufficiente a caratterizzare il periodo attuale. Ci sono delle vere e proprie rotture in corso, sotterranee ma fondamentali. Non si tratta soltanto di un di più della stessa cosa. Siamo di fronte a un'imponente e diversificata serie di espulsioni che segnala e conclude una più profonda trasformazione sistemica. Quindi ci dice la Sassen che è in atto un cambio di paradigma e che quello della maggiore o minore diseguaglianza rimaneva ancora all'interno del progetto di inclusione dello Stato sociale. E invece, secondo la Sassen, l'attuale diseguaglianza estrema si colloca in un diverso paradigma, quello delle espulsioni. E lei dice espulsioni dal riconoscimento al diritto alla casa, al diritto al sostentamento o di altri diritti sociali, dovute a fenomeni nuovi che lei identifica in forme di estrazione della ricchezza a danno delle classi più povere. Lo documenta con alcuni episodi emblematici, come l'estrazione di valore finanziario dalle case delle famiglie a basso reddito che si è verificata con i mutui subprime e che ha condotto poi allo scoppio della bolla nel 2008 a questo fenomeno. In media 10.000 famiglie statunitensi al giorno perdevano la casa. O ancora nel fenomeno del land grabbing, ovvero del crescente accaparramento delle terre da parte di potenti gruppi economici o istituzionali, a danno delle comunità locali che la coltivano per sostenersi. Questi sono casi estremi, ma oltre a questi è documentabile un fenomeno diffuso e generale per cui la forbice fra ricchi e poveri ha assunto dimensioni raramente conosciute in altri momenti della storia. E oggi noi possiamo avere poche decine di persone che posseggono ricchezze pari al PIL di intere nazioni. È impressionante una recente indagine di Oxfam che dimostra come i 1.000 più ricchi al mondo hanno recuperato le perdite da Covid in 9 mesi. Mentre i miliardi di poveri lo faranno in 10 anni. E allora mi viene in mente un recente volume di Bollman che si intitola proprio I poveri. È un grande scrittore, è un grande reporter e esplora con un viaggio che investe tutto il mondo le vite dei poveri di oggi, supportandole con uno straordinario materiale fotografico. Un po' come aveva fatto un altro famoso testo pubblicato nel 1941, sia Lode ora Uomini di fama di Agui, che era stato anche quello un reportage sugli effetti della Grande Depressione degli anni 30 negli Stati Uniti. Beh, sfogliando il libro, bisogna dire che ci sono fotografie che parlano più di tante parole. Ed è difficile non venire toccati nel profondo. Allora gli viene da chiedersi cosa possiamo fare. E io qui quello che posso dire è quello che può fare una Corte Costituzionale. E allora c'è una recente sentenza che considero emblematica e che forse dà una prima risposta alla provocazione di Piovani. Una sentenza che è intervenuta sulla questione dell'importo della pensione degli invalidi civili totali, ovvero di quelle persone che non sono minimamente in grado di lavorare. La sentenza numero 152 del 2020 infatti ha stabilito, queste sono parole della sentenza, che l'importo mensile della pensione di inabilità di attuali euro 286,81 mensili è innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale e non rispetta dunque il limite invalicabile del nucleo essenziale dell'articolo 38 della Costituzione,
che afferma: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Nel caso concreto da cui è nata la questione di legittimità, si trattava di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita, come lavarsi, vestirsi e alimentarsi. Beh, l'importo è stato quasi triplicato grazie all'intervento della Corte. In questo caso la parola eguaglianza è tornata ad avere un peso, ma rimane ancora molto da fare. E vengo allora all'ultima provocazione di Piovani, quella dei poveri nelle carceri. Io ho partecipato al viaggio nelle carceri della Corte Costituzionale, quindi ho visto il carcere come l'ha visto Piovani. E quando ho incontrato i carcerati di Padova, ho ricordato loro, ma per ricordarlo innanzitutto a me stesso, un bellissimo brano di quello straordinario volume che è Le miserie del processo penale italiano di Francesco Carnelutti. In quel libro distingue nella stessa persona il delinquente dal carcerato e dice: il delinquente mi ripugna, in certi casi mi fa orrore, ma quando quella stessa persona diventa carcerato, quando il diritto ha ristabilito il suo vigore, riappare l'uomo come me, con il suo male e con il suo bene, con le sue ombre, con le sue luci, con la sua incomparabile ricchezza e la sua miseria spaventosa. E allora nasce dall'orrore la compassione. E Carnelutti poi subito dopo racconta un episodio che vi devo riproporre, perché è troppo significativo. Dice così: poche volte ho visto una faccia torva come quella di un omicida che difesi anni fa avanti a una corte di assise dell'estrema Calabria. Aveva ucciso due uomini, colpendoli alla schiena. Non vidi su quel volto, ombreggiato da un elmo di capelli corvini, neanche un'ombra di luce. Difendeva insieme con lui anche suo fratello, imputato di averlo istigato a uccidere. Nel colloquio che ebbi con lui appena arrivato laggiù, gli dovetti dire che per lui non c'era alcuna speranza di evitare l'ergasto. Egli mi ascoltò impassibile. Poi disse: «Non si occupi di me, avvocato, non importa, io sono un uomo perduto. Pensi a salvare mio fratello, che ha 9 figli». Allora un raggio d'amore illuminò la sua fronte. E Carnelutti dice: «Non era la sua ricchezza, quell'amore fraterno, il quale gli faceva dimenticare anche il suo tremendo destino. Non c'era più la belva, c'era l'uomo». Questa è una prospettiva che non bisogna mai dimenticare, che fa da premessa alla domanda di Piovani, perché ci ricorda che il condannato non è il suo reato, è una persona e come tale va rispettata. Allora veniamo alla sostanza della domanda ai Piovani. La povertà, di cui abbiamo parlato prima, spesso nelle sue varie forme, non solo materiale ma anche culturale, è anche una delle cause che determina la delinquenza. Per questo spesso in carcere ci stanno i poveri. Per questo bisogna combattere la povertà, perché questo spesso è il problema a monte. Per questo prima mi sono dilungato sulle disuguaglianze. Perché questa povertà può determinare un degrado tale che una persona è spinta a compiere reati. Non voglio giustificare niente, però è facile notare che un ricco non ha bisogno di rubare per mangiare. Ma per Jean Valjean dei Miserabili di Victor Hugo, rubare quel pane che poi gli costerà 20 anni di lavori forzati era invece l'unico modo per vincere la fame. Ma c'è di più. Un recente dossier del Garante dei detenuti del Comune di Napoli dimostra che nella popolazione detenuta esiste un nesso stretto non solo tra criminalità e povertà, ma anche con il livello di istruzione, che nei detenuti è mediamente basso. Non è solo quindi questione di avvocati,
sebbene anche questo sia un tema da considerare, al punto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale, anche qui, la 106 del 2010, che dichiarò illegittima la norma di legge che prevedeva che i meri praticanti, coloro quindi che ancora non avevano superato l'esame da avvocato, potessero essere nominati avvocati di ufficio, ovvero avvocati delle persone non abbienti, che non potevano pagarsi un avvocato. Quindi a chi non poteva permettersi la spesa di un avvocato, la legge ne assegnava uno che non era neanche stato pienamente abilitato alla professione. Evidentemente era in gioco l'effettività del diritto alla difesa e la norma venne dichiarata incostituzionale dalla sentenza. Tanto però anche qui rimane da fare, ma la Corte Costituzionale non può fare tutto. Perché i diritti diventino effettivi occorre che tutte le componenti della Repubblica, questo è quanto stabilisce l'articolo 3 secondo comma, e quindi non solo la Corte Costituzionale, si adoperino in tal senso, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza.